Oh, ma che bella luce che abbiamo oggi, ragazzi. Allora, bentornati sul canale. Bentornati sul canale. E dopo il video dedicato ai 10 classici che non mi sono piaciuti, mi avete detto prova a fare però un video dedicato anche ai classici che invece ti sono piaciuti. Ed è stato molto più difficile perché ho dovuto fare una selezione. Ci sono dei grandi nomi che non sono riuscita ad inserire perché avrei dovuto toglierne degli altri e non riuscivo a togliere nessuno dei nomi che sto per dirvi. Quindi ci sono delle grandi mancanze per quella che è il mio gusto, che è la mia lista, perché non sono riuscita ad inserire il Piccolo Principe, al quale sono molto legata, non sono riuscita ad inserire Le Notti Bianche di Dostoevskij, non sono riuscita ad inserire Il Fantasma di Canterville, che però riuscirò a nominare lo stesso per le vie traverse, quindi ho dovuto comunque fare una selezione. Quello che ho cercato di fare è di selezionare non solo quei classici che mi siano piaciuti, ma che siano stati comunque importanti anche in determinate parti della mia vita. Ho cercato di fare un buon excursus con i classici che ho letto adesso, che mi sono piaciuti, ma anche che ho letto quando ero piccola, che ho letto in adolescenza. Ho proprio cercato di fare una sorta di linea del tempo e dei classici che in qualche modo la caratterizzano. Insomma, bando alle ciance e partiamo subito. Andiamo subito a ritroso nel tempo con un libro che non potevo non inserire. È stato il primo grande libro che ho letto, perché io fino a quel momento avevo letto solo i libri del Battello a Vapore o le fiabe, quei classici libri che andavano di moda quando ero piccola. Io non so se qualcuno se li ricorda, che profumavano anche. Quindi ero sempre stata legata comunque a fiabe, quindi c'era un rapporto di distacco quasi, come se guardassi un cartone animato. Quando ho letto questo libro è stato come leggere qualcosa di reale. Però facciamolo anche vedere. Vi faccio vedere proprio l'edizione che io lessi quando ero bambina. Bambina, avrò avuto 10-11 anni. Ed è ovviamente Piccole Donne. Io avevo questa edizione e anche questa, che è il secondo libro. Questo libro è stata una rivelazione. Allora, ho avuto un po' di difficoltà all'epoca a leggerlo perché, ripeto, era il primo libro importante che leggevo io. Quindi non ero abituata ad una storia così lunga, a dei capitoli così lunghi, anche a una storia così complessa, così ricca. Comunque le fiabe del Battello a Vapore, anche della serie Arancione, sono sempre delle fiabe piuttosto leggere, a volte anche divertenti. Qui la storia è diversa. Però quando sono arrivata alla fine mi ricordo che mi sentivo come se fosse rimasto dentro qualcosa. Non era solo il ricordo di una storia, ma erano delle emozioni. Io ho sempre avuto un rapporto viscerale con Beth tra le quattro sorelle. So che tutti amano Jo, io amavo Beth. E mi rispecchiavo tantissimo in questa ragazza che non voleva cambiare, non voleva che la sua vita cambiasse, che la sua realtà cambiasse. A lei quella vita domestica stava perfetta, tutte le altre stava stette, invece per lei era perfetta. Le sorelle che voleva sposarsi, una che voleva andarsene, invece lei lì stava benissimo insieme alle persone che amava. E io mi sono sempre rivista moltissimo nel carattere di Beth. Però ho voluto scegliere questo libro sia perché a me piace moltissimo, sono legata a questa storia, ma perché è stato il primo libro importante che io ho letto e che arrivata alla fine sentivo che c'era rimasto qualcosa dentro. È una cosa, non so se riesco a spiegarla, però non potevo non inserirlo. E a distanza di anni, poi da adulta, ho recuperato, questa ve l'ho già mostrata, questa edizione invece dell'Einaudi che raccoglie tutti i libri della Alcott dedicata appunto alle piccole donne, quindi tutti i quattro libri che compongono il ciclo di Piccole Donne. Poi ragazzi, questo invece l'ho letto, quando l'ho letto ero già ragazzina, ho un'edizione orribile, anche questo ve l'ho già fatto vedere svariate volte ed è Jane Eyre. Io ho questa edizione della Newton Compton, ma spero di recuperare quella almeno della Burr Deluxe, che insomma merita decisamente di più. Questa tra l'altro non devo averla comprata in libreria, ma secondo me o usciva in edicola o comunque l'ho presa da qualche altra parte. Questo è un libro che io ho sempre amato tantissimo, tutta la storia, i personaggi, l'ambientazione, la storia di questa ragazza che con le sue sole forze riesce comunque ad avere un riscatto dalla vita che l'aveva punita fin da quando era bambina, è rimasta orfana, è cresciuta con una zia che non le aveva mai dato affetto, nonostante le promesse fatte al marito defunto. E nonostante questo lei riesce a studiare, riesce ad ottenere un titolo di studio, riesce ad ottenere un posto di lavoro come educatrice presso la tenuta del signor Rochester, che viveva appunto con sua figlia, e poi da qui si sviluppa un po' tutta la vicenda, quindi la storia d'amore tra
Jane Eyre, appunto, e il signor Rochester. Il signor Rochester rappresenta un po' il classico protagonista inglese vittoriano, un uomo austero, malinconico, molto chiuso in se stesso, ed entrambi fanno un cambiamento incredibile nel corso del libro. Lui soprattutto, c'è questa rinascita che si vede alla fine del libro. Poi c'è un twist pazzesco a tre quarti dell'opera che non vi dico, so che la maggioranza di voi lo ha già letto, però io sono seguita anche da ragazze molto giovani che magari non hanno ancora letto Jane Eyre e non voglio privarle della gioia di scoprire chi nasconde il signor Rochester in soffitta. Questo, ragazzi, è un classico che secondo me è assolutamente contemporaneo, l'ambientazione è quella bellissima tipica dei romanzi vittoriani e la storia è veramente una storia secondo me molto attuale e scritta benissimo, quindi non potevo anche in questo caso non inserirlo nella mia lista, è uno dei miei classici preferiti in assoluto. Poi, beh, se mi conoscete un po', dovevate immaginarvi che sarebbe arrivato questo titolo nella lista dei 10 classici, perché il romanzo gotico per eccellenza non poteva mancare. E qual è il romanzo gotico per eccellenza? Ovviamente Dracula di Bram Stoker. Romanzo scritto nel 1890 e è un romanzo d'atmosfera, un'atmosfera di superstizione, di terrore strisciante, di paura, questa atmosfera sempre un po' nebbiosa che aleggia un po' per tutta la storia. È un romanzo epistolare fatto di diari, di lettere scritte da vari protagonisti, soprattutto da Jonathan Harker, che è il protagonista che viene inviato da Londra alla Transilvania per curare gli affari appunto del conte Dracula, quindi le proprietà. E quando arriva in Transilvania, arriva in una terra fatta di paura, di superstizione, viene in qualche modo avvertito del pericolo che potrebbe correre nel momento in cui decidesse di avvicinarsi al castello di Conte Dracula. E poi, appunto, beh, la storia ovviamente è ispirata alle vicende del principe Vlad III. Lui ovviamente entra in questo castello e poi da qui si sviluppa un po' tutta la vicenda, quindi si scopre chi sia il Conte Dracula, la sua vera natura, il fatto di che sia un vampiro, il suo piano. Subentrano poi anche personaggi femminili come Mina, come Lucy, e anche la scena di Lucy della tomba è bellissima. È un romanzo gotico a tutti gli effetti e potrebbe essere quasi definito un romanzo anti-vittoriano perché si sviluppa anche fuori Londra. Qui abbiamo una gran parte del romanzo che si sviluppa proprio in Transilvania. Cioè, se non l'avete mai letto e conoscete un po' così assomicabile a Storia di Dracula, provate a leggerlo perché è bellissimo, proprio un romanzo d'atmosfera. Poi, altro classico che io amo alla follia, anche questo è uno dei miei classici preferiti in assoluto, e anche questo ve l'ho detto svariate volte, è Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, che io ho in questa orribile edizione che usciva con il Corriere della Sera, ma dovrò recuperare un'edizione degna del suo nome. Dopo ve ne faccio vedere un'altra molto bella, che però non è solo del ritratto di Dorian Gray, ma un po' di tutte le opere di Oscar Wilde che non vi ho ancora fatto vedere qua. Comunque, anche quest'opera è uscita nel 1890, ma in realtà venne poi censurata per diverse parti. E infatti, lo scrittore ne pubblicò una nuova edizione nel 1891, mi sembra, in cui giustificò le parti che erano invece state censurate. È un romanzo malato, quasi scabroso a volte, pieno di perdizione, perché il protagonista, cioè Dorian Gray, è un ragazzo estremamente affascinante che in seguito a un lungo discorso, una lunga conversazione sulla giovinezza, sulla bellezza e sul preservare questa giovinezza che inevitabilmente sfiorisce, davanti al suo ritratto, che immortala per sempre la sua giovinezza, lui pensa a quanto sarebbe disposto a perdere pur di poter conservare per sempre l'aspetto che ha in quel ritratto. E senza in qualche modo saperlo, in maniera quasi inconsapevole, lui stringe un patto con il diavolo, perché da quel momento in qualche modo lui perde la sua anima. Infatti tutto quello che succederà poi, adesso non vi dico ovviamente cosa succede, ma tutto quello che succede poi, anche gli eventi più drammatici che colpiscono una figura femminile a lui molto vicina, lui li vive con estremo distacco, con estrema freddezza ed è lì che si rende conto di non avere più un'anima. È un romanzo, ripeto, malato, il finale è meraviglioso, segue praticamente la discesa nell'oblio più oscuro del personaggio principale e anche all'epoca io lo lessi che ero ragazzina e non mi aspettavo di poter trovare tutta questa azione, tutto questo torbido, tutto questo horror e perdizione in un classico. Infatti ne rimasi affascinata e anche inaspettatamente. Vi faccio vedere l'altra edizione che io ho di questo libro, che in realtà non è solo di questo libro, come vi dicevo, ma di svariate opere di Oscar Wilde. Guardate cosa non è questo Draghi, che
che raccoglie tutte le opere di Oscar Wilde e mi sembra che raccolga anche una sorta di biografia dell'autore. Infatti è un po' che io cercavo una biografia perché non so se lo sapete, ma Oscar Wilde ha avuto una vita anche piuttosto travagliata, perché comunque lui si è sposato, ha avuto due figli, ma è stato comunque arrestato per quell'accusa di omosessualità, che all'epoca era ancora punita appunto con l'arresto. Quindi lui venne accusato di omosessualità anche se era sposato e aveva due figli. Comunque ha avuto una vita travagliata e mi piacerebbe riuscire a recuperare una bella biografia che mi faccia conoscere anche in maniera più dettagliata quella che è la sua vita. Comunque anche quest'opera, ragazzi, è veramente meravigliosa. Poi la telecamera si è spenta, quindi vuol dire che ho già parlato più di 10 minuti. Allora, questo pensavo di inserirlo in un altro video, vi dico la verità, perché è considerato un libro per ragazzi, a me piacerebbe fare anche un video dedicato ai classici per ragazzi, però viene considerato un classico per ragazzi, secondo me in maniera errata, perché è assolutamente un libro per adulti, anche se appunto ne fanno svariate edizioni ed è stato considerato per ragazzi anche per la trasposizione animata che ne fecero anni fa. Però proprio per sfatare questa cosa io ho voluto inserirlo in questa classifica e il libro è Papà Gambalunga di Jean Webster. Anche di questo vi ho parlato recentemente, quindi non mi dilungherò particolarmente. È un libro che parla di indipendenza, di emancipazione, di femminismo, perché la protagonista è una ragazza che è rimasta orfana, ovviamente è cresciuta in orfanotrofio, non ha i mezzi per studiare e grazie però ad un benefattore che la sostiene economicamente ha la possibilità di accedere agli studi superiori e al college. Lei però è decisa a non farsi mantenere per tutta la vita, a provare la sua strada, la sua indipendenza economica, sociale, personale. Quindi c'è questo lato che lo rende un romanzo comunque molto maturo e adulto. Dall'altro lato non posso non sottolineare anche la componente più sentimentale, che non è mai stucchevole, ma è disarmante in maniera. Ma è dolcemente disarmante, ecco, possiamo dire così, perché questa ragazza non ha mai avuto niente, niente di suo, neanche il nome, perché nemmeno il nome venne scelto con affetto per lei, perché lo scelse la direttrice dell'orfanotrofio scegliendo a caso tra i nomi indicati sul calendario. Nessuno le ha mai dato affetto e arriva un momento del libro in cui lei comunque si innamora, che è di una dolcezza disarmante, perché lei dice: mi sembra incredibile di poter appartenere a qualcuno, di essere parte di un'altra persona, e non è incredibile che io sappia scrivere una lettera d'amore senza essermi mai innamorata di nessuno fino a questo momento? È un romanzo epistolare perché raccoglie le lettere che Judy Abbott scrive al suo papà Gambalunga, questo benefattore che lei non ha mai visto, e l'unica cosa che ha visto di lui è quest'ombra allungata nel corridoio dell'orfanotrofio e che l'ha portata appunto a chiamarlo papà Gambalunga. E lei, nonostante lui non risponda mai alle sue lettere, lei continua a scrivergli con dedizione e a usare questo nome papà, che è un nome che noi usiamo con una persona che ci ha cresciuto, che conosciamo, che è parte della nostra vita, della nostra quotidianità, fin da quando ne abbiamo ricordi. E lei usa questo nome con uno sconosciuto. Emerge proprio la sua voglia, la sua necessità di dare affetto e di ricevere affetto. È un libro bellissimo. Io ho voluto inserirlo, ripeto, in questa lista, anche se è considerato un libro per ragazzi, proprio per snaturare quest'idea che si ha verso quest'opera. Altro libro che non poteva mancare in questa lista è un libro che forse è uno degli unici libri che ho riletto più volte. Ovviamente Canto di Natale di Dickens, anche questa può essere una scelta forse un po' banale, però non potevo non farla, che in questo caso è un libro che io definirei d'atmosfera, non l'atmosfera che abbiamo visto in Dracula, un'atmosfera un po' diversa, però Dickens è molto bravo a mostrare, secondo me, ti fa sentire il freddo della neve, lo scricchiolio della neve sotto le scarpe, quella sensazione di guardare dalla finestra il calore di una famiglia alle luci di una lampada d'olio, il fatto di vedere l'odore del tacchino al forno mentre fuori è freddo, di guardare dalla finestra, una finestra annebbiata appunto dal gelo che c'è all'esterno. Dickens è molto bravo a mostrare e a far sentire. Poi questa è una storia, beh, la conoscete immagino, è una storia di fantasmi perché il protagonista è Scrooge, un uomo senza scrupoli, al quale fanno visita i fantasmi del Natale passato, presente e futuro, e queste visite lo portano in qualche modo a cambiare, cioè gli fa proprio un cambiamento dall'inizio del libro alla fine. Lui rappresenta un po' la medio borghesia che senza scrupoli
Sfrutta le classi meno abbienti. È un libricino che si legge, insomma, piuttosto velocemente, ma secondo me è veramente il tipico libro di Natale. Ne hanno fatto una marea di trasposizioni, quello di Topolino forse quella più conosciuta. E io ho letto svariate opere di Dickens, ma questa, mio, cioè, per me rimane ancora la migliore, comunque la mia preferita. Poi, altra opera che volevo citare, non ce l'ho in cartaceo, l'ho letta quest'anno, credo di averne già parlato, anzi sì, sicuramente, quindi vi faccio solo apparire qua la copertina ed è La favola di Amore e Psiche di Apuleio, una storia che io conoscevo, ma neanche a sommi capi, l'avevo solo sentita nominare, mi ci sono avvicinata, l'ho ascoltata su Audible ed è stato meraviglioso, sia per la storia in sé sia per l'ascolto, perché ci sono delle scene in cui ci sono delle alternanze di voci, in particolare quando viene data la parola agli dèi, che hai proprio la sensazione di sentire riecheggiare la voce degli dèi all'interno di un tempio ed è resa benissimo nell'ascolto, veramente l'ho apprezzato da morire. È una favola dalle sfumature ovviamente greco-romane, perché torniamo ai miti, quindi troviamo Venere, troviamo Eros, troviamo le varie divinità, e c'è Psiche che è una ragazza bellissima, così bella da scatenare l'invidia di Venere, che è decisa a punirla per questa fama e questa bellezza che fanno sì che la popolazione paragoni Psiche a Venere. Lei ovviamente non può tollerare che un'umana venga paragonata a una divinità. Eros, però, il figlio di Venere, si innamora di Psiche e da qui poi si svilupperà tutta la vicenda, tutte le varie prove che crea Venere, che Psiche deve superare per riuscire poi a stare appunto con Eros. È una storia veramente molto bella, anche in questo caso non troppo lunga, quindi se volete dargli una possibilità, io vi consiglio anche l'ascolto su Audible, che secondo me è bellissima. Anche in questo caso non potevo non inserirla perché è uno dei classici più belli che ho letto negli ultimi anni. Poi, ultimi tre libri, ho già parlato un sacco e mi mancano ancora tre libri. Anche in questo caso, secondo me, se mi conoscete un po', non potete non pensare: ma non lo inserisce questo? Sì, lo inserisco. Ed è ovviamente Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Io ho questa edizione che era stata buttata fuori anche in questo caso con qualche giornale, però devo dire che questa mi piace anche molto, quella Repubblica, infatti, perché ha anche il suo nastrino segnalibro, però vorrei comunque recuperare un'edizione graficamente più bella anche in questo caso. Anche questo è un libro che io ho amato molto, sia per il cambiamento che fanno i personaggi, quindi sia per Elizabeth che per Mr. Darcy, ma anche per la capacità dell'autrice di descrivere la società dell'epoca, perché comunque troviamo un ritratto meraviglioso di quella che è la società, una società in cui la donna non aveva ambizioni lavorative, l'unica ambizione era quella di poter sposare un buon partito, l'unico modo per cambiare la propria vita era quella di sposare un buon partito, quindi questi balli che venivano organizzati erano il pretesto e il modo migliore per conoscere appunto un buon partito. Le ragazze si dedicavano solo alla poesia, alla musica, agli studi, ma non agli studi alla letteratura e alla lettura, ma non potevano avere appunto ambizioni lavorative. E la protagonista Elizabeth è una ragazza che insomma non ha questo grande fascino, ma che per la sua intelligenza, il suo acume, riesce ad attirare l'attenzione dello scapolo più ambiguo, e quindi abbiamo l'orgoglio di Mr. Darcy nel momento in cui si accorge di essersi innamorato proprio di quella ragazza che lui considerava non degna di lui, dei suoi amici, perché non del ceto sociale adeguato e imparentata poi con persone completamente inadeguate. Sono due personaggi che fanno una grande evoluzione, che all'inizio appunto non, cioè, si odiavano praticamente, che hanno un'evoluzione sia personale sia nel rapporto con gli altri. Poi ovviamente c'è tutto il ritratto della società che Jane Austen rende benissimo, però devo anche in questo caso recuperare un'edizione degna di questo nome. Ok, basta, si è spento un'altra volta, mi mancano due libri, tieni duro, tieni duro. Penultimo libro, è un libro del quale io credo di non avervi mai parlato qui sul canale, un libro che ho letto alla fine della prima superiore che mi era piaciuto molto, mi era piaciuta la storia, lo sviluppo delle vicende e i personaggi, anche se non avevo empatizzato con nessuno praticamente, e il libro in questione è L'isola di Arturo di Elsa Morante, e credo sia anche l'unico libro italiano, adesso che ci penso, in questa mia lista, no, anche l'ultimo è italiano, che è una lista praticamente dove vince la grande la letteratura inglese. L'isola di Arturo è un libro che racconta la storia di Arturo, la sua vita, dall'infanzia, all'adolescenza, fino al momento in cui lascia l'isola di Procida, l'isola in cui lui è cresciuto, è nato, un'isola che diventa quasi un luogo epico, fiabesco, che
protegge un po' quella che è la sua infanzia. Lui vive su quest'isola con il padre che si allontana spesso e anche per lunghi periodi, finché un giorno torna a casa con una donna. Questi due personaggi maschili che troneggiano un po' nella vicenda sono dei personaggi con i quali io non sono riuscita a empatizzare, ma ho percepito quasi una misoginia da parte di entrambi. Arthur inizialmente ha un rapporto quasi conflittuale con questa matrigna, un rapporto che però si evolve man mano che lui cresce fino ad arrivare a essere un'attrazione pericolosa. Lui quindi, è, nel momento in cui c'è questa attrazione, c'è anche un po' il twist della sua vita, quindi il momento in cui finisce la sua infanzia e inizia la sua adolescenza. E tu segui le vicende di questo personaggio, che è un libro quasi di formazione, si potrebbe definire comunque un romanzo di formazione, finché lui non lascia l'isola di Procida e arriva a scoprire quali sono i veri motivi che spingono suo padre ad allontanarsi così spesso. A me è piaciuto molto, io ricordo che lo lessi all'epoca, non ricordo benissimo i dettagli della storia perché sono passati davvero tanti anni, ricordo perfettamente la scena in cui arriva la sua matrigna presso insomma, la sua abitazione, quella scena lì proprio dell'arrivo della carrozza me la ricordo benissimo, però è uno di quei libri che vorrei rileggere a distanza ormai di tanti anni. Manca l'ultimo libro, ragazzi. Chiudo con un libro che secondo me non vi aspettavate proprio di vedere in questa lista. È il classico tomone che quando tu prendi in mano alle scuole superiori dici no, vabbè, non ce la posso fare a leggere sta cosa. E io non l'ho letto. O meglio, sì, l'ho letto, però a me è stato spiegato. Ed è questo secondo me che fa la differenza con grandi testi. Il momento in cui tu li leggi, arrivi a comprenderli ed apprezzarli fino a un certo punto, ma a volte hai la fortuna, come è successo a me, di trovare un grande e bravo insegnante che te li spiega e ti fa vedere quello che tu da solo non puoi vedere, perché certi testi sono, al di là comunque solo della trama, anche uno specchio della società, della realtà, cioè ci sono delle cose che magari tu a 13 anni, 14 anni non riesci a vedere. E il libro che io voglio dirvi, proporvi come ultimo libro di questa mia personalissima classifica sono I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Io non ce l'ho ancora a casa dei miei, che era un volume, era un volumone così, dopo averlo studiato per un anno e mezzo, 2 anni, tutto il biennio delle superiori era diventato praticamente così, perché poi le pagine tipo della Bibbia di carta velina, quindi a furia di sottolineare, evidenziare post-it era diventato gigante. Ma io ricordo la storia con immenso affetto, una storia che mi fu spiegata, vi ripeto, quindi mi ricordo la scena per esempio di Don Abbondio che scalcia i sassi e come la professoressa mi spiegò che si poteva creare un parallelismo nel comportamento che teneva Don Abbondio con il suo carattere, quindi lui che scalciava i sassi così come lui era una persona che nella vita scacciava i problemi, li allontanava e non li affrontava. Ma ricordo tutto. È un libro, io di solito arrivo alla fine di un libro che sì, ricordo qualcosa, ma dei Promessi Sposi, io vi giuro, ricordo tutto. Le pagine dedicate alla peste, la figura di Fra Cristoforo, la monaca di Monza, l'innominato, tutto. È un libro che su di me ha fatto la differenza il fatto che abbia trovato sul mio cammino un insegnante che me l'ha spiegato. Perché secondo me davvero certi libri, certi testi, avere la fortuna di avere una persona che te li spiega ti porta anche ad amarli, perché capisci quello che c'è dietro. E Promessi Sposi è uno dei grandi romanzi della letteratura italiana, ma anche mondiale, che io veramente ricordo con affetto e che amo profondamente. E quindi ho inserito veramente con grande convinzione all'interno di questa personalissima classifica. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono arrivata alla fine. È stato difficile selezionare, come vi ho detto all'inizio, 10 libri perché ho dovuto scartare dei grandi classici, ma non riuscivo a togliere nessuno di questi da questa lista. Avevo pensato di togliere Papà Gambalunga, però ci tenevo che fosse all'interno di questa lista, proprio per i motivi che vi ho detto. Quindi alla fine questi sono i 10 classici più belli che abbia letto nella mia vita e spero di leggerne comunque in futuro anche altri che possono in qualche modo entrare in questa classifica. E come sempre lascio la parola a voi nei commenti, ragazzi, quindi se avete voglia di dirmi, che ne so, un classico che amate particolarmente o addirittura fare una vostra personalissima classifica e postarla nei commenti, io sarei curiosissima di sapere quali sono anche i classici che preferite voi. Noi ragazzi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e io vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione. Mua!